Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo dunque di questa 17ª edizione del tributo Anmil alle vittime del lavoro. Ma è una tradizione che va avanti a Piacenza 17 anni, di caratteristiche particolari, è sempre la stessa, cioè la motivazione di ricordare chi ha avuto un incidente grave sul lavoro e di chi è caduto sul lavoro. Purtroppo in Italia sappiamo che c'è una strage, soprattutto per quanto riguarda i morti sul lavoro, di cui noi esprimiamo grossa indignazione, e il ricordare queste persone e il portare a conoscenza del problema a una popolazione attraverso una manifestazione in Piazza Cavalli e Piacenza è un nostro modo per essere presenti sul territorio in modo particolare, insomma. Sul tema delle vittime del lavoro, in questo presente, qual è la situazione? Beh, la situazione è gravissima perché si parla di 3 vittime al giorno in Italia. Piacenza per fortuna è un po' risparmiata, ma non è che la cosa ci dia soddisfazione. Del resto gli infortuni sul lavoro sono sempre un numero altissimo e cioè, a livello nazionale si parla di circa 700 denunce di infortuni, tra questi ci sono infortuni gravi e gravissimi. È una problematica grossissima. Qual è la prima cosa da fare, il primo intervento più urgente tra i tanti? Ma io ritengo che sia proprio una sorveglianza maggiore nelle imprese, nell'industria, nell'artigianato, da parte delle istituzioni. Una seconda è anche quella che ci deve essere data un'informazione, una formazione seria ai lavoratori per poter affrontare il lavoro senza rischi.